Esatto, buonasera e bentrovati. Perugia in ritiro a Cascia, Santo Padre in città, ha parlato alla stampa in una conferenza via Zoom. Un Perugia che venerdì gioca contro il Pescara, probabilmente anche senza Farasco, che non riuscirà a recuperare da un infortunio patito nel match dell'Adriatico, così riportano i quotidiani, anche le indiscrezioni fonte società. Oggi ha parlato Santo Padre, ha rilanciato: non siamo ancora retrocessi, state facendo il funerale. Sono offeso e scaricato. Questo è il messaggio che voglio dare. Ho faticato una vita, sempre e in tutte le situazioni, e comunque ci ho messo faccia, cuore e soldi, e lo sto continuando a fare, perché la mia mission adesso è salvare la categoria. Dopo ci sarà tempo per fare i processi, per fare tutto quello che vorrete. Questo è il mio messaggio che voglio dare. Purtroppo sapete benissimo qual è la mia storia, e la mia storia è inutile che la ripeto ogni volta. Evidentemente il mio destino era scritto in questo modo, che ancora una volta dovevo lottare per tirarmi fuori dalla merda. È una vita che combatto e continuerò a farlo sempre, e quando mi viene detto che il grifo non lo posso portare sull'orpetto, non lo accetto, perché io non solo ce l'ho tatuato sul braccio il grifo, ma lunedì vi prometto che me lo tatuo pure sul petto, perché l'ho sempre portato a testa alta, con orgoglio e con una grandissima dignità. Ecco perché vi dico oggi che Perugia non morirà, e non morirà né oggi né domani e nemmeno dopo il 14, perché il Perugia è una storia, io faccio parte di quella storia, perché lo amo più e quanto tutti voi, e soprattutto lo amo più di quelli che oggi mi hanno scaricato. Già a marzo sono stato messo a dura prova dalla pandemia, che tutti noi conosciamo, è inutile che la ritiriamo fuori ogni volta. Il mio obiettivo unico e comune era quello di salvare la mia gente, i miei dipendenti, e oggi è la stessa cosa. Io sto lottando per il club, per i dipendenti, per tutti quelli che mi vogliono bene, e non ho mai scaricato nessuno nella mia vita, e non lo farò sicuramente dopo il 14, perché per me il 14 è una data da segnare nella mia vita, ma non è sicuramente la fine della mia vita, e non lo sarà nemmeno la fine del Perugia. Io nutro amore per questa società, ma soprattutto un grande rispetto. Mi sono cacciato nella merda perché ho fatto degli errori, e da questa merda mi tirerò fuori, ma sempre a testa alta e non scaricando mai nessuno. Chi sta con me da quando ho 15 anni resterà con me per tutta la vita. Tutti i giorni sento parlare solo del funerale del Perugia. Non siamo retrocessi ancora. Venerdì c'è la guerra e guerra sarà. Sarò in panchina con la squadra, con loro fino all'ultimo, perché è la mia squadra. I giocatori li difendo fino all'ultimo, perché ci devono tirare fuori da questa merda. Hanno sbagliato, sono consapevoli dei loro errori, ma questo non significa che siamo delinquenti. Siamo persone del bene che hanno fatto degli errori, come lo sono i giocatori. Sono dei ragazzi di 20 anni, 25 anni, sanno benissimo quello che è successo, purtroppo anche per loro colpe, come lo sono state le mie. Ma io sto con loro fino alla fine, fino alla fine. Sarò al Curi venerdì 14 in panchina con loro, e se dovesse essere, io sto qua al 15, 16 e 17, perché Perugia per me è una ragione di vita, non è una scommessa del cazzo. Siamo entrati in un vortice maledetto, ma la squadra è forte, ha le possibilità di vincere una partita, perché qualsiasi squadra al mondo può vincere una partita secca. Bisogna vincere i duelli, è tutto un corpo a corpo, quindi questo è nelle corde di questa squadra. Forza, 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 e andiamo a giocarcela. Forza, sempre lunga vita al Perugia. I bip per farvi ascoltare anche le parole dure, quasi al limite, del presidente in questa accorata conferenza stampa, anche per darvi la dimensione dell'emotività con la quale Santo Padre ha parlato ai giornalisti.